Amici lettori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica Un libro alla volta. Oggi vi parlerò del libro di Adriana Patrichi, La libertà di essere, di esprimersi, pubblicato da Apollo Edizioni. Adriana Patrichi arriva in Italia da cittadina extracomunitaria e quindi vive il passaggio con l'entrata in Europa del suo paese. Quel passaggio che avrebbe poi dovuto significare anche il superamento di tanti di quei pregiudizi verso chi, come appunto i romeni, arrivano nel nostro paese. E quindi Adriana Patrichi in questo romanzo ci racconta proprio quello che accadeva nel suo paese in quel periodo, quando si doveva parlare appunto di nascosto e non esisteva appunto la libertà di pensiero. E ci descrive molto bene in questo romanzo l'attesa di quel giorno in cui tutto sarebbe poi finito, quel famoso dicembre 1989. La vita di ciascuno di noi è una pellicola che subirà tanti ritocchi, ma che riporterà alla luce e collegherà sempre le cose vissute con quelle presenti. Non ci rendiamo conto come un sogno da bambini, giunto al momento del suo compimento, possa delineare il percorso di una persona. I desideri dei bambini sono molto svariati. C'è chi si lascia trasportare dalla piacevolezza dei giochi puerili, c'è chi matura la consapevolezza dei concetti fondamentali come la libertà, ma alla fine sono sempre desideri di bambini, di cui nessuno può impossessarsi, tantomeno della loro libertà. Come la libertà di sognare e di condividere i loro sogni senza timore di scoprire l'ignoto del mondo. Sicuramente è capitato anche a voi da bambini di fare viaggi immaginari e di voler scoprire tante cose. Ebbene, tra i bambini della Romania c'era anche una bambina timorosa che esplorava con la sua immaginazione posti nuovi di cui aveva sentito parlare solo i grandi e sempre di nascosto. Perché parlava di nascosto? Quando la nebbia funesta di un dittatore che aveva governato il paese per decenni si sgretolò e l'ultimo pezzo si frantumò, l'anima di quella bimba si aprì in un grido di gioia. Finalmente sono libera, parole di una bambina che nella sua innocenza sfogava la rabbia che da molto tempo, troppo tempo, teneva racchiusa dentro. Libertà di essere e di esprimersi, anche da bambina. La caduta del regime comunista del 1989 apriva le porte della Romania verso un mondo tutto da scoprire. Incise decisamente sull'economia del paese, generando in seguito un immenso flusso migratorio. In lei il desiderio di libertà, la curiosità di conoscere altro, si scontrava con la figura infame del traditore per il regime, ma che altro non era che colui che sognava. La bimba, nel suo gioco immaginario, faceva e disfaceva le valigie pronte a viaggiare e a riempirle con la linfa necessaria per un lungo cammino chiamato vita. Un cammino che, portato fuori dai confini territoriali e mentali che i più grandi imponevano, le riportava nella mente quella mezza frase: traditore del paese. Il significato di traditore del paese continuava a torturarla, anche perché la spiegazione che riceveva era molto evasiva e a volte si concludeva con "è una cosa da grandi". Quando nel 2002 la Romania ottiene il diritto di viaggiare all'interno dello spazio Schengen, si crea il cosiddetto fenomeno migratorio di tipo circolare. Ovvero, le persone scelgono di soggiornare all'estero per pochi mesi per fare poi il rientro in patria. Qualcuno si è mai chiesto cosa c'è nell'anima di una donna che dondola nelle sue braccia il bambino della famiglia dove svolge il suo lavoro con la dolcezza di una madre? Madre a cui le vicissitudini della vita gli ha strappato il suo di bambino, tenendola lontana da quell'inezia infantile e privando lui dalle carezze ed abbracci di sua madre. Capitoli di un diario che tante madri e padri non potranno mai riempire con dei ricordi della fanciullezza dei loro figli. Proprio come le pagelle dei bambini italiani firmate dai parenti che li hanno cresciuti in assenza dei loro genitori, emigrati in Germania anni prima. Giovani entusiasti per un futuro prospero naufragano dentro un'odissea che non sarà per niente facile superare. E non per ultimo bambini. Sì,
sradicati dal loro mondo infantile e proiettati in una realtà che non gli appartiene, sbilancerà il loro equilibrio psicologico. Sono tutti loro gli attori di questo palcoscenico chiamato emigrazione. L'emigrato è come quell'uccello consapevole di voler volare lontano perché la mamma che lo sfamava e il nido che lo proteggeva non può più farlo. A malincuore lui si allontana, va verso terre sconosciute dove porgerà il suo contributo e non chiederà null'altro in cambio se non un po' di accoglienza, di comprensione e la possibilità di nutrire la sua voglia di vivere e sopravvivere. Se non l'avete ancora fatto, correte a comprare questo bellissimo libro di Adriana Patrichi, La libertà di essere, di esprimersi, pubblicato da Apollo Edizioni. Anche per oggi, dalla Basilica Santuario di Santa Maria del Castello, è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima volta con un altro libro.